Cielo dato Gesù Cristo, un caro saluto a voi tutti cari amici teleradioascoltatori in questa settimana della seconda settimana di Quaresima che stiamo percorrendo insieme, che stiamo vivendo insieme in vista della Pasqua del 2022. Oggi, in questi tempi, in queste settimane, penso che tutti quanti sentiamo proprio il desiderio della Pasqua, non tanto della festa di Pasqua, del giorno di Pasqua, che anche quest'anno arriverà come tutti gli anni da 2000 anni a questa parte, ma veramente sentiamo il desiderio di una risurrezione, di una fuoriuscita dalla morte di cui ci parlano dalla mattina alla sera i fatti, gli avvenimenti della nostra storia, per arrivare veramente a quel mondo nuovo che la Madonna ci ha promesso col trionfo, annunciando il trionfo del suo cuore immacolato. E credo che questo sia giusto, sia normale, sia fuori discussione, e se non per noi, almeno per quelli che verranno dopo di noi, per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, per i nostri nipoti, perché ce li ha. Perché effettivamente, guardando il volto dei bambini oggi, veramente tante volte ti viene da chiederti: ma quale futuro vi aspetta? Ma poi, pensando con una, diciamo così, con una visione soprannaturale, diciamo: a voi spetta vivere il trionfo del cuore immacolato di Maria. Non sappiamo se noi potremo vederlo o assisterlo, forse l'alba, forse l'inizio, per i più fortunati, fortunati in senso umano, perché poi chi lo sa chi è più fortunato, chi resta qui o chi va di là a vederlo, non, è chiaro che dal punto di vista soprannaturale è tutto un altro discorso, ma sicuramente i nostri figli, i nostri nipoti avranno questo dono, questa grazia immane di poter addirittura entrare e vivere il trionfo del cuore immacolato di Maria. Con un tempo di pace e giustizia, dice la Madonna il 9 gennaio 1993, come non mai conosciuto nella storia. Ecco, chi di noi, anzi il 26 settembre del 91, dice questo tempo di pace e giustizia come non mai conosciuto. Ecco, quindi chi di noi può, diciamo così, non può desiderare una cosa del genere, soprattutto in questi tempi in cui, ripeto, da 2 anni abbondanti ormai sentiamo tante notizie negative, prima per la pandemia, prima per il Covid, adesso per la guerra in Ucraina, per la guerra che c'è in Europa e che rischia comunque un'escalation difficilmente prevedibile. Noi speriamo tutti e dobbiamo pregare perché la guerra termini, perché sia fatta tregua, perché si ritorni alla pace. È il nostro dovere fare questo, pregare, addirittura moltiplicare, come diceva il Santo Padre ieri, moltiplicare domenica nell'Angelus, moltiplicare le occasioni di preghiera per la pace. Questo è giusto, va fatto naturalmente, ma chiaramente abbiamo questo compito, ma non è detto, purtroppo i fattori in campo sono tanti e si rischia veramente un'escalation che questa volta sarebbe diversa da tutte le altre escalation, perché la potenza delle armi che c'è oggi è naturalmente infinitamente superiore a quelle della seconda guerra mondiale, della prima guerra mondiale e poi di tutte le guerre precedenti. Quindi naturalmente abbiamo veramente il compito di pregare e di essere veramente attenti a tutto quello che succede, non soltanto per la guerra, ma anche per le conseguenze che già viviamo della guerra, la crisi energetica, che poi è una speculazione, perché qualcuno mi ha detto, e giustamente ci credo a questa notizia, che non ha ragione, non c'è ragione per questo aumento smisurato dei prezzi, ad esempio, delle materie prime e soprattutto dei carburanti. Perché? Perché il gasolio, la benzina che usiamo noi oggi, in questi giorni, che facciamo il pieno nella nostra macchina, è petrolio acquistato, deriva da petrolio acquistato 6 mesi fa. E 6 mesi fa i prezzi del petrolio non erano quelli di adesso. Allora avrebbe senso che ci fosse l'aumento dei carburanti fra 6 mesi, quando questo petrolio di adesso, comprato adesso, aumenta di prezzo. Ma la benzina, ripeto, che facciamo oggi è di 6 mesi fa, derivante dal petrolio di 6 mesi fa, che aveva un prezzo estremamente più basso di quello attuale. Quindi non tutto è chiaro di quello che sta avvenendo. Allora viene da pensare veramente che qualcuno in alto, i burattinai del mondo, meglio, coloro che si ritengono burattinai del mondo perché non fanno mai conti con l'oste, ossia con nostro Signore Gesù Cristo, che a un certo punto, come sempre sappiamo, mette lui il punto esclamativo nella fine di tutti gli avvenimenti, di tutti gli eventi. Ecco, questi burattinai, fra virgolette, del mondo, chiaramente stanno facendo qualcosa, stanno portando il mondo a qualche cosa che non è ancora ben
capito, capibile, ben conosciuto. E allora, carissimi tutti, veramente noi dobbiamo stringerci sempre più forte al cuore immacolato di Maria. Così hanno fatto ieri, soprattutto, scusate, l'ultimo fine settimana, così hanno fatto soprattutto domenica scorsa le tante persone che sono portate nei nostri luoghi di San Martino. Ma anche venerdì sera alla Via Crucis abbiamo riconfermato quel forte, io direi il raddoppio delle persone che di solito venivano alla Via Crucis. L'abbiamo riconfermato anche venerdì scorso e io ringrazio tutte queste persone che hanno in un certo senso collaborato, che hanno in un certo senso accolto, ecco la parola giusta, è accolto quello che è il nostro appello che abbiamo fatto perché la Via Crucis di Quaresima, anche se con sacrificio, ma ecco, questo vuole il Signore, che offriamo preghiera e sacrificio per la salvezza del mondo, per la salvezza delle anime, per la salvezza dei peccatori. E quindi io ringrazio coloro che hanno accolto, che hanno potuto accogliere questo appello naturalmente, e che venerdì dopo venerdì, almeno finora, si sono portati nel nostro Monte di Cristo effettivamente con una presenza anche fisica e personale. E vi assicuro che non erano, come si dice di solito, sono anziani. No, no, non ci sono anziani il venerdì sera che vengono a fare la Via Crucis, perché non potrebbero. C'è anche qualcuno attempato, certamente che c'è, ci mancherebbe altro. Ma molte persone, moltissime, oserei dire più della metà, hanno dai 40 anni in giù. E questo fa molto piacere capirlo, vederlo, poterlo sperimentare. E domenica, ripeto, c'è stato un gruppo di più di 70 persone che si è portato dalle zone del Veronese nei nostri luoghi di San Martino per passare una giornata di spiritualità, di catechesi, di preghiera. C'è stato il secondo incontro annunciatovi già lunedì scorso, annunciatevi il secondo incontro delle famiglie con la psicoterapeuta Maria Loretta Ceccarelli, cattolica ovviamente, psicoterapeuta, che ci ha parlato di un argomento interessantissimo, la famiglia liquida. E se anche è vero che rispetto alla prima volta sono state meno famiglie che hanno partecipato a questo incontro, però effettivamente al di là di questo bisogna dire che comunque la frequenza e la presenza è stata ugualmente più che discreta, più che moderata, più che accettabili, insomma, di questi tempi. E quindi naturalmente ringraziamo veramente tutti coloro, tutti voi, che avete ormai compreso che la Regina dell'Amore chiama, Maria chiama, e chiama sempre di più, e chiama sempre più forte in questi tempi, e ci raccomanda e ci sottolinea che non ci abbandonerà mai, ci assicura che non ci abbandonerà mai, perché dicevo in un messaggio: più avrete bisogno di me, più io sarò vicina a voi. E oggi, Madre Santa, noi abbiamo tanto bisogno di te, sempre più bisogno di te. Ecco, carissimi, allora ringraziando il Signore per questo ultimo fine settimana, per quello che abbiamo vissuto appunto nella settimana scorsa, e ringraziamo e anche annunciamo quello che sarà poi anche il prossimo futuro. E io vado in là di 15 giorni quasi, perché vi annuncio subito che purtroppo la settimana prossima questa trasmissione non ci potrà essere, perché il sottoscritto si porterà in una piccola missione all'estero e proprio nei giorni in cui dovrei fare appunto questa trasmissione, quindi purtroppo non la potrò fare la settimana prossima. E non importa, ci troveremo quindi il lunedì successivo, quando sarà già passato anche il 25 marzo. Il 25 marzo, che voi sapete essere una data importantissima per il nostro movimento, perché è la data che ci ricorda appunto quest'anno il 37esimo anniversario dalla prima apparizione di Maria Regina dell'Amore a San Martino di Schio, nella chiesetta di San Martino, al nostro carissimo e indimenticabile Renato Baron. 37 anni sono passati da quella prima apparizione che ha dato vita alla storia, che ha dato vita al movimento Regina dell'Amore. Sono passati 37 anni dal sì di Renato, che ha accettato questa, diciamo così, questa vicenda, questa opportunità, ma anche questa croce, dobbiamo dirlo, ma attraverso la sua disponibilità e attraverso prima di tutto l'amore di Dio, ancora oggi tante anime possono trovare salvezza, possono trovare un discorso e una lingua diversa, possono trovare un rafforzamento della loro fede e soprattutto possono trovare preghiera, adorazione eucaristica, la Via Crucis, tante pratiche di preghiera
che anche oggi come ieri sono necessarie, sono importanti per la crescita spirituale, appunto, delle nostre anime, delle nostre vite, delle nostre famiglie, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Infatti non dimentichiamo, tornando un attimo indietro, che parlando del gruppo famiglie vuol dire parlare anche di tanti ragazzini tra i 0 e i 13 anni, i quali naturalmente, mentre i genitori seguono la loro parte catechetica formativa, sono tenuti come in un babysitting, sono tenuti ma con giochi anche e con attività che hanno anche una rilevanza, una caratteristica spirituale, perché anche per loro, sebbene in forma diversa, si deve fare formazione e i ragazzi di oggi ne hanno tanto tanto bisogno. E allora, carissimi, vi annuncio che il 25 marzo prossimo ci saranno due via crucis per sottolineare l'importanza dell'avvenimento. Una sarà alle 3 del pomeriggio e l'altra sarà come sempre alle 21 alla sera, quindi non una ma due via crucis quel giorno, proprio per sottolineare l'importanza di questo, diciamo così, e di questo evento. Abbiamo sempre fatto così, sempre fatto due via crucis il 25 marzo, non tanto perché non si potrebbe farne anche una solo la sera eccetera, come un venerdì normale, per carità, ma in questi giorni e soprattutto considerando l'evento di grazia che noi stiamo festeggiando, è giusto farne due, sottolineare maggiormente appunto l'importanza di questo giorno, che poi per la Chiesa è anche il giorno dell'annunciazione del Signore, il sì di Maria. Ecco, lei ha scelto questo giorno per iniziare le sue apparizioni qui a Schio, il giorno del suo sì, ed è un messaggio per noi. Anche noi dobbiamo imparare a dire il nostro sì alla volontà del Signore, soltanto così potremo partecipare un giorno alla sua gloria. Infatti l'ultima apparizione della Regina dell'Amore è stata il 15 agosto, giorno della sua glorificazione, assunzione al cielo in anima e corpo. Se mi direte il vostro sì 25 marzo, anche voi sarete con me nella gloria 15 agosto, e questo è il messaggio sostanzialmente che la Madonna, almeno secondo una mia personale interpretazione, ci ha voluto, uno dei tanti messaggi che la Madonna ci ha voluto dare, scegliendo proprio lei le date di inizio e fine sostanzialmente delle sue apparizioni nei nostri luoghi di San Martino, dall'85 al 2004. Quindi siete tutti invitati, è un giorno lavorativo, è vero, ciascuno di noi farà quello che potrà, ci mancherebbe altro, ma siamo tutti invitati a queste due via crucis proprio per pregare, ringraziare e impetrare per il nostro mondo, perché dubitiamo che il 25 marzo sia tutto a posto nel mondo, e anzi potrebbe essere anche più complicata ancora la situazione. Quindi andiamo avanti anche in preparazione della prossima Pasqua, che poi capiterà dopo 3 settimane, sarà di nuovo, sarà appunto la Pasqua di Risurrezione. Fra l'altro colgo anche l'occasione per dire che il 25 marzo c'è appunto l'anniversario, e il 27 marzo, la domenica successiva, ci sarà anche l'incontro, il terzo incontro per i giovani, la giornata intera per i giovani, quarta domenica del mese, quindi tutti i giovani sono invitati per fare gruppo tra di loro, per come hanno fatto in gennaio e febbraio, anche qui con una partecipazione più che discreta e più che apprezzabile, considerando, diciamo così, i trascorsi degli ultimi anni. Ringraziamo di tutto il Signore, quindi noi, a Dio piacendo, ci sentiremo nella settimana successiva e parleremo, se tutto andrà bene, parleremo di quello che abbiamo potuto vivere in queste due giornate in maniera particolare. Ecco, e poi se ci sarà qualcosa anche prima del 25 marzo, è mio compito naturalmente informare tutti della vita del movimento. Ecco, allora, dopo aver fatto questo, voglio anche, come sempre facciamo, passare a un piccolo commento del messaggio della Regina dell'Amore, che porta la data del 14 marzo 1992, quindi un messaggio che ha 30 anni. Glorifichiamo il Padre, dice la Regina dell'Amore. Figli miei, con voi io prego. Rimarrà la parola di Dio che è vita. Intensificate la vostra adesione al Santo Vangelo. Sarete anche voi altrettanti Vangeli viventi. Adoperatevi a far trovare agli uomini tutti la verità di Dio. Attraverso i mezzi della carità irradierete quella luce che viene dalle opere. Benedico voi tutti, benedico il sacerdote di Gesù, prometto che rimarrò
a voi vicina. E potrei partire da questa ultima frase: prometto che rimarrò a voi vicina. E quanto ne abbiamo bisogno oggi, Madre Santa, Regina dell'Amore, che tu stia a noi vicina, tanto bisogno ne abbiamo. E lei ce lo promette, e siamo sicuri che Maria, come dico sempre, non fa promesse elettorali. Quindi prometto che rimarrò a voi vicina, sarò sempre a voi vicina, ma è chiaro, dobbiamo anche noi cercare di essere sempre vicini a lei e al suo cuore, perché altrimenti non possiamo pretendere la luna, e questo deve essere chiaro. Allora la Madonna poi all'inizio ci fa anche un'altra promessa, partendo dall'inizio del messaggio: figli miei, con voi io prego. La nostra preghiera non è solitaria, la nostra preghiera è fatta con lei, lei prega con noi e dà valore alla nostra preghiera e dà forza alla nostra preghiera. La sua preghiera, lo sappiamo, è onnipotente per grazia, e la sua intercessione è la più importante intercessione che ci sia. Non c'è intercessione più grande di quella che può fare Maria presso il suo figlio Gesù, naturalmente, ma pensate il dono che la Madonna ci fa di dire: io prego con voi, quindi io valorizzo. È chiaro, cosa volete che faccia la nostra preghiera rispetto a quella di Maria? Ma è lei che la valorizza, è lei che dà valore alla nostra preghiera, è lei che la conduce, la purifica, perché effettivamente chiediamo a Dio quello di cui veramente abbiamo bisogno, e perché il Signore ci dia la forza, la grazia, ci mantenga nella perseveranza e ci dia tutto ciò di cui effettivamente, ripeto, abbiamo bisogno per la nostra vita spirituale, prima di tutto, e poi anche per quella materiale, nella misura in cui questa non va a coincidere, meglio, non va a incidere negativamente sul nostro progresso spirituale, sulla nostra vita spirituale. Prego con voi, rimarrà la parola di Dio che è vita, anche questa è una promessa, profezia, la parola di Dio rimane, non può essere cambiata la parola di Dio, non si può cambiare la parola di Dio, neanche una sola parola di Dio possiamo cambiare, la parola di Dio rimane per sempre, è una parola eterna, come la pioggia e la neve, dice il profeta Isaia, scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver fecondata la terra e dato il frutto per cui la pioggia è venuta, così sarà della mia parola, non ritornerà a me senza effetto, senza aver prodotto ciò per cui l'ho mandata. La parola di Dio rimane per sempre, non la possiamo cambiare, non la possiamo modificare, non la possiamo interpretare a nostro piacimento. È Dio, è a Dio che noi dobbiamo piegarci e non pretendere che Dio si pieghi a noi. Quindi attenzione, dice una cosa importante in poche parole qui la Madonna: lei si assicura che prega con noi e ci dice, guardate che la parola di Dio è eterna, nessuno la può cambiare, e quindi intensificate la vostra adesione al Santo Vangelo, la parola incarnata, Cristo Gesù. Nel Vangelo c'è il compimento di tutta la parola dell'Antico Testamento, no? Ecco, compiuta la parola, non c'è niente che si possa aggiungere una volta al Vangelo e al Nuovo Testamento, dopo la morte dell'ultimo apostolo, come ci insegna la Chiesa, la rivelazione è completa e compiuta, non è chiusa, perché Dio può sempre parlare, ma anche se parlerà ancora, e le rivelazioni private, le apparizioni della Madonna ci dimostrano che Dio parla ancora, ma queste parole non aggiungeranno nulla di nuovo a ciò che Gesù ha già detto e chiaramente è stato rivelato fino alla morte dell'ultimo apostolo, San Giovanni, l'apostolo prediletto. Tutto è stato detto, tutto è stato rivelato, dovete soltanto voi intensificare la vostra adesione al Santo Vangelo per diventare altrettanti Vangeli viventi. Ed è questo di cui c'è bisogno oggi. I cristiani oggi che testimonianza portano? Tanti cristiani oggi che testimonianza portano? E vivono coerentemente il Vangelo oppure no? Se vanno in chiesa e sentono la parola di Dio o ascoltano la parola di Dio? E poi una volta ascoltata, una volta ricevuta nell'Eucaristia, perché è la parola, l'Eucaristia è la parola fatta carne, no, sacramentalmente presente, come facciamo noi poi con la parola di Dio? Come la viviamo nella nostra settimana? E la mettiamo in pratica o usciti di chiesa non ce la ricordiamo più? La Madonna ci dice: intensificate, la parola di Dio è eterna, non cambierà mai, siamo noi che dobbiamo cambiare, non la parola di Dio. Quindi intensificate la vostra adesione al Santo Vangelo, perché sarete anche voi altrettanti Vangeli viventi. E come si dimostra l'adesione al Santo Vangelo? E come si dimostra che viviamo la parola di Dio? La carità, perché la fede senza le opere è morta in se stessa. E allora adoperatevi a far trovare agli uomini tutti la verità di Dio. Prima
opera di carità, una carità possiamo dire intellettuale. Aiutate gli uomini a trovare la verità di Dio. Evangelizzate vuol dire, ma se non sarete evangeli viventi, cosa volete evangelizzare? Evangelizzate dunque, portate la carità della parola, la carità della verità, portatela al mondo intero. Non solo, ma attraverso i mezzi della carità irradierete quella luce che viene dalle opere. Quindi c'è una verità, una carità intellettuale e anche materiale. Ci sono dei mezzi che Dio ti ha dato, chi ha tanti soldi li usi per chi ne ha meno, chi ha tanti beni materiali li condivida con chi ha meno, e il discorso no, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, eccetera, eccetera. E attraverso questa carità intellettuale o materiale, opere di misericordia spirituale e opere di misericordia corporale, irradierete che cosa? Irradierete la luce che viene dalle opere, irradierete la luce di Dio. Vedranno le vostre buone opere e glorificheranno il Padre che è nei cieli. È questo che manca oggi ai cristiani. Cosa irradiano oggi i cristiani? Ce ne sono di sacrosanti, buoni e santi anche oggi, ci mancherebbe altro. Ce ne sono, magari non li conosciamo perché la televisione ovviamente non parla mica dei santi, di quelli che fanno carità. Ce ne sono, perché sennò il mondo sarebbe già finito. Ma dobbiamo interrogarci anche noi, e io? Io da che parte sono? Io cosa faccio per testimoniare? Io che garanzia do agli altri che sono veramente cristiano cattolico e consacrato al cuore immacolato di Maria? Quindi attraverso i mezzi della carità, che siano mezzi per la carità intellettuale o che siano mezzi per la carità materiale, attraverso i mezzi della carità irradierete quella luce, la luce di Dio, che viene dalle opere. Benedico voi tutti, benedico il sacerdote di Gesù. Evidentemente c'era un sacerdote lì presente e questo messaggio è venuto nella cripta del Cenacolo. Prometto che rimarrò a voi vicina, e questo l'abbiamo già meditato prima, l'abbiamo già spiegato prima. Ecco un breve messaggio, ma che ci parla di due cose importanti, tre anzi: preghiera, fede, quindi la parola di Dio, fede nella parola di Dio, carità. Preghiera, fede, carità. E poi in mezzo c'è anche la speranza, ovviamente, perché la fede e la carità senza la speranza sono come, diciamo così, due pilastri senza la trave che li unisce. Quindi, ecco, praticamente queste parole ci richiamano, ed è un bel programma quaresimale, alla carità, ricordarci della carità, l'elemosina, no? L'elemosina, oltre alla penitenza, alla preghiera, anche l'elemosina, la carità. E preghiamo tanto perché tutte le guerre, 27 ce ne sono nel mondo, 28 con quella russo-ucraina, terminino e ci torni veramente a parlare di una pace, perché pace si è fatta nel cuore dell'uomo. Invochiamo Maria, sia lodato Gesù Cristo.